Bella ragazzi, allora, lo so, mi sembra molto strano vedere questa cosa qui. Forse molti di voi penseranno, ma te non sei quello che gioca sempre a Dota 2? No, cazzo vuoi, io gioco quello che mi pare. E comunque, passando alle cose serie, no, non gioco solo a Dota 2, ovviamente. Ho anche altri passatempi, a parte studiare, adesso ho ricominciato la scuola, purtroppo, finite le vacanze, sono stanco. Ho appena caricato un video di Dota 2 su Invoker di tra i 30 barra 50 minuti, non mi ricordo neanche più. E oggi voglio farvi vedere un po' Skyrim, che è uno dei miei giochi preferiti. Non è che mi faccia impazzire, perché ad un certo punto ti stufi, no? Non ti stufi in senso che poi non ci giochi più, ti stufi per un po', diciamo che fai una pausa. Guardate che bella grafica, che molti lo sputtanano anche su YouTube. Lo sputtanano per un semplice fatto, perché è pieno di bug, non proprio pieno, ma è un gioco che è stato fatto abbastanza bene come grafica, queste cose qua, però i giganti è una cosa incredibile. Forse molti di voi hanno già giocato a Skyrim, sì, lo conoscono, anche non l'avranno anche finito. Ma per chi non lo sa, se voi venite attaccati, anzi uccisi da un fottuto gigante, sapete cosa succede? Succede questo, ragazzi, succede questo. Quando vi attacca questo fottuto gigante, anche molto difficili da uccidere, questi livelli qua, a meno che non usate dei trucchi che io conosco, vi faccio vedere tra poco. Avete l'occasione di guardarvi bene il panorama di Skyrim, perché è un colpo molto molto strano, perché è un colpo fatto verso il basso, e il bello che vi butta anche in alto, c'è cioè quel pianeta lì, bellissimo. Allora, esploriamo la mia roba. Vediamo un po'. Eh sì, sono un elfo alto, avete già visto questo nome qua, questa razza. Avete già dedotto che sono un mago, sì, perché l'elfo alto dà più magica massimo, che aumenta magica di base massimo di un tot, che è molto utile per il mago. E molti di voi avranno guardato come prima cosa qui il mio oro. Lo sai, è incredibile che io ne abbia così tanto. Molto, molto incredibile, anche cose che costano abbastanza, tutte comprate così, sì, vedo lì a 400 monete, le prendo anche, poi le butto anche, ma adesso vi faccio vedere come aggiungere questo benedetto oro. Avete visto bene? Player.addItem 0005 volte con un F alla fine, e poi mettete la quantità d'oro che volete e, come per magia, avremo il nostro oro nell'inventario. Beh, ma sicuramente sarete già andati a trovare i trucchi, ma lo so che sono un po' primitivo a farvi vedere queste cose, perché al giorno d'oggi i ragazzi non giocano più i giochi come si deve. Ma neanch'io, non è che non sto dicendo niente, non sto criticando nessuno. Cazzo è sta roba? Cazzo è uno stronzo. Ma beccati questo. Ma Licia Milano, Licia, Licia Milano. Avete visto che attacco, che potenza, la palla di fuoco proprio l'ha disintegrato. Mi fa mi ricorda i vecchi tempi di Dragon Ball. Che Madonna, Goku. Lo so, forse sono cartoni da bambini, ma questo suono non promette niente di buono. Sarà un altro lupo posseduto e indottrinato. Ho una mira culo, mira culo, vi spiego cosa significa, l'ho inventata sul momento ovviamente. Io di solito, quando miro attentamente, non becco mai nessuno con le palle di fuoco.
Invece quando tiro così alla cazzo, pam. Sì, faccio vedere qui una raffica di palle di fuoco. Pam, pam. Quando tiro così, becco tutto quello che voglio beccare quando tiro in modo preciso. Oh oh, mi sono messo nella merda. Non ditemi che vengono tutti addosso a me. No, per favore. Sì, mi sono messo nella merda. Cazzo è sta cosa? Ah, avete notato sicuramente che quando siete fuori combattimento il magica, vigore e salute si rigenerano molto più velocemente, eh? Quindi state attenti, io vi do questo piccolo consiglio. Puntate sul magica massimo più che sulla rigenerazione, perché in combattimento vi si rigenera più lentamente, quindi potreste avere anche dei piccoli problemi. Ecco lì quel bel pianetino. Aspettiamo un'ora, adesso diventa più buio. Mi piace solo le nuvole in cielo, dai, rispettiamo le nuvole. Lo so, non ho cazzo da fare, non ho uno scopo in questo gioco. No, non è che io non ci sia uno scopo, io non ho uno scopo. Precisiamo un po'. Cos'è quella roba? Ah, il drago che ho ucciso. Sì, per ottenere forza inesorabile. Ma non mi ricordo che fosse qua, dove cazzo siamo? Sì, torre osservazione occidentale. Che urlo, ecco, forza inesorabile. Guardate qui che bello spettacolo. È successo un cazzo. E no, su questo pezzo. Praticamente puoi passare in mezzo alle ossa. Puoi stare. Questo qua è uno dei motivi perché la gente su YouTube, molti youtuber sputtanano e criticano anche questo gioco. È veramente pieno di bug. Però dai. Mi piace, è bello. Bello da giocare, da vedere. Anche per gli appassionati di cose medievali, draghi. Questo qua è un gioco molto, molto, molto bello. Io ho giocato anche altri giochi tipo... altri giochi tipo questo. Gothic 1, 2, 3, anche il 4. Che è stato uno dei più belli, devo dire. Ho giocato anche Two Worlds, non mi ricordo più come si chiama di seguito. Ho giocato molti giochi simili a questo. Mi sono tutti piaciuti. Però ho notato che questo qua è... Anche se la grafica è fatta molto bene, però è un gioco abbastanza... Abbastanza numeroso di bug. Suonato il campanello. E noi ci becchiamo al prossimo video. Un'altra cosa, ragazzi. Consigliatemi dei nuovi giochi, qualche altro gioco per fare video. Alla prossima.